tartufo è la punta di diamante enogastronomica di Sant'Agostino e per questo le sagre dedicate al celebre tubero hanno sempre fatto il tutto esaurito di pubblico e lo stanno facendo anche quest'anno, nonostante il terremoto, un sisma che ha sconvolto la tenuta sociale ed economica di Sant'Agostino e di tutto l'Alto Ferrarese, ma che ha richiamato sul territorio anche tanta solidarietà, anche attraverso le sagre, come la Sagra del Tartufo, che presenta due edizioni. L'edizione autunnale, giunta al sesto anno, iniziata lo scorso weekend, che proseguirà ancora per due fine settimana al ricreatorio Don Isidoro Ghedini, e l'edizione principale di settembre, che nonostante tutto ha registrato un incremento di ospiti pari al 3%. Protagonista assoluto di questi eventi, naturalmente, il pregiato tartufo bianco e il tartufo nero, che nascono grazie all'origine alluvionale dei terreni e alla presenza di essenze arboree adatte che rendono il territorio di Sant'Agostino e il bosco della Panfiglia idonei alla crescita del tubero. Raccolto sin dai secoli passati, il tartufo ha influenzato la cultura, le tradizioni e lo stile di vita dei sant'agostinesi e dal 2009 il comune è stato ammesso all'Associazione Nazionale Città del Tartufo. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Sant'Agostino, la città del tartufo. È a Sant'Agostino infatti che siamo voluti venire, anzi più precisamente qui al Palareno di Sant'Agostino, questa straordinaria struttura antisismica di recentissima costruzione. È qui che siamo voluti venire, dicevo, per iniziare il nostro viaggio attraverso i comuni che sono stati colpiti dai terremoti del 20, 29 maggio e 3 giugno. Da Sant'Agostino, che ha subito, come tutti i comuni di questo così ampio cratere sismico, danni, difficoltà, vittime, lutti, noi vorremmo capire come questa comunità ha reagito al terremoto e in questi mesi, 6 ormai sono passati da quelle date che sono rimaste impresse nella memoria di tutti, non soltanto di noi che abbiamo seguito queste vicende, le abbiamo vissute di persona, ma anche direi nella memoria di tutto il nostro paese, perché si è detto che questo terremoto dell'Emilia, che ha messo a così dura prova una fascia, una fetta così importante di territorio densamente popolato, un sistema produttivo straordinariamente ricco, che è stato davvero messo a dura prova, mai si è detto come un terremoto come quello dell'Emilia è stato seguito passo passo dai mass media. Ecco, come ha reagito questa comunità? Non a caso noi siamo partiti dalla Sagra del Tartufo, perché ci sembra che il tartufo non solo sia il prodotto simbolo, diciamo, della cultura gastronomica, dell'agricoltura, della cultura stessa di questa comunità, ma perché a 6 mesi da quel terremoto tornare ad una sagra come se nulla fosse accaduto, la sagra che c'è stata in settembre nella sua prima fase annuale, poi adesso in novembre, ci sembra che già ci dica molto, molto del coraggio di una comunità, della volontà di riprendersi, di ripartire, che è un po' un leitmotiv, diciamo, di queste popolazioni. E allora noi ci chiederemo questa sera, prima tappa di un viaggio, abbiamo detto, se il terremoto, oltre a danni, lacrime, difficoltà, ha anche insegnato qualcosa a queste popolazioni. E a noi sembra che qui a Sant'Agostino abbia insegnato almeno due cose, e cioè che non si può reagire ad un'emergenza di questo tipo se non si è davvero una comunità. Seconda cosa, che questo paese, ma il paese intero, l'Italia, non merita ed è ormai stanco di vivere costantemente sotto emergenza. Ma io vorrei partire proprio da quel 20 maggio e chiederò al sindaco Fabrizio Toselli, prima di mandare in onda il nostro primo servizio storico, un servizio che è stato girato il 20 maggio a San Carlo, chiederò come ricorda quella mattina alle 4 e pochi minuti, un boato, la terra tremato, il panico, la paura, la sorpresa, ma un sindaco è come un padre di famiglia, non può mica permettersi di dare retta alla propria paura, deve pensare ai propri concittadini. Il suo ricordo, sindaco. Intanto buonasera, buonasera a tutti. Ma il ricordo a distanza di 6 mesi ancora è un ricordo che comunque mette tristezza e mette anche insicurezza, nel senso che come tutti quella notte
abbiamo avuto paura, ma quando siamo scesi in strada ci siamo chiesti tutti chissà dove era il terremoto. Quindi è stata una notte che ci ha fatto capire, e ci ha cambiato indubbiamente la vita, perché ha cambiato la mentalità anche di ognuno di noi, ci ha fatto rendere conto che comunque c'è un problema e che bisogna affrontarlo e che bisognerà affrontarlo. È anche vero che subito dopo, proprio perché essere sindaci significa avere comunque delle importanti responsabilità, abbiamo cercato di tirarci sulle maniche, di dare comunque un segnale di forza, di sicurezza e anche di opportunità. È brutto dirlo, ma insomma bisogna anche capire, insomma. Meno male che c'era il Palareno. Esatto, il fatto di ritrovarci qui dopo 6 mesi, anche questa è una sensazione strana, perché 6 mesi, diciamo il 20 maggio qui è stato il primo centro di accoglienza, diciamo anche dell'Alto Ferrarese, che si è aperto immediatamente, e quindi essere qui oggi ha un significato importante. Certo. Allora chiedo alla regia di mandare questo servizio che ci riporta al 20 maggio. Qua siamo a San Carlo, sembra che questa sia la zona assolutamente più colpita del territorio del suo comune. Sì, Sant'Agostino e San Carlo, questa è la frazione di San Carlo, anche Sant'Agostino e diverse fabbriche, e il mio primo pensiero comunque va prima alle persone che non ci sono più, e quindi è una disgrazia che non ci aspettavamo, che era impossibile prevedere, e basta vedere, insomma avete sicuramente avuto modo di riprendere, la situazione è comunque drammatica, insomma cercheremo di... Così, faremo il punto della situazione. Adesso entro le 14 abbiamo già attivato stamattina subito 2 banchetti per avere 2 tavolini, insomma a livello di informazioni, per avere delle segnalazioni dei cittadini, per poter andare a verificare poi lo stato delle abitazioni. A un certo punto si era sparsa la voce che sarebbe stato evacuato San Carlo. No, abbiamo avuto un incontro con la società che gestisce il gas, ci sono dei problemi con appunto il gas, perché come potete vedere le strade ci sono sfasate di diversi centimetri, e stanno cercando un attimo di anche loro di fare il punto della situazione per vedere se dobbiamo spegnerlo o se invece siamo in grado di mantenerlo attivo. Nel momento in cui lo spegneremo sicuramente dovremo pensare ad altre soluzioni. Oltre agli sfollati, perché magari ce ne potrebbero essere, ci sono delle case che è sicuramente pericolante. Le case, so che sono state già raccolte diverse segnalazioni e stanno già facendo i giri, ci vuole pazienza, cerchiamo di farle tutte. Il problema vero è che anche le previsioni meteo non sono belle, e quindi questo non aiuta sicuramente. Questo per le prossime ore, fino a domani? Fino a domani, sì, il meteo dice addirittura anche martedì, mercoledì, però speriamo... Più c'è la paura di convivere con le scosse di terremoto, perché lo sciame continua, lo sciame sismico. Lo sciame continua, diciamo il sismo, scusate, sono scosso anch'io, e sicuramente le scosse continuano, però non sono io un tecnico, quindi non sono in grado di dire... L'ultima domanda che le faccio, il comune, il municipio, la situazione del municipio? Il municipio è totalmente inagibile. C'è una parte, il lato fronte, diciamo, bar, le attività commerciali, è totalmente aperto, e il municipio, a mio parere, è totalmente inagibile. Però, sono sincero, stamattina quando ho visto il municipio, il primo pensiero va comunque alle abitazioni civili, quindi municipio possiamo stare dentro una tenda qualche mese che non succede niente, le case ci sono i cittadini, quindi la gente, quindi diamo la priorità a loro. Abbiamo sentito nella voce rotta del sindaco e magari anche in quella della giornalista Antonella Vicenzi il senso di angoscia, la pressione, insomma, di quelle prime ore in cui ci si doveva rendere conto e il sindaco doveva invece darsi molto da fare. Allora, noi qui siamo in tanti, come vedete alle mie spalle ci sono rappresentanti del territorio, gli attori del territorio, loro ci racconteranno, ci aiuteranno proprio a ricostruire questi 6 mesi. E poi qui abbiamo una sorta di arena dove abbiamo voluto mettere di fronte, ma per un nostro, non dico gioco, in sostanza c'è un significato, decisori, amministratori,
chi ha responsabilità istituzionali e quindi nel momento dell'emergenza deve decidere, non da solo, naturalmente poi sentiremo come si sono prese le decisioni, e qui abbiamo i tecnici, gli scienziati, quelli che raccontano, che interpretano quello che è avvenuto, e io allora chiedo a Stefano Ravaioli, che naturalmente è con me, insieme a Luca Veronesi, che ci aiuterà anche nel dare la parola a questa rappresentanza, diciamo, di attore del territorio. Sentiamo Stefano che ce li presenta. Buonasera, buonasera anche da parte mia. Quindi le due parti, così come abbiamo diviso i nostri ospiti, dalla parte degli amministratori abbiamo il comandante della Polizia Municipale di Sant'Agostino, Carlo Grigoli, che è anche stato nominato responsabile del Centro Operativo Comunale di Sant'Agostino, che nei momenti del post-sisma ha avuto ed ha un ruolo fondamentale, insomma, per gestire l'emergenza. Il professor Borsarini è il preside dell'Istituto Comprensivo di Sant'Agostino. Sapete quanto le scuole sono state fondamentali, la ripresa anche delle scuole è stata fondamentale per poter dire da parte di tutti noi come collettività stiamo ripartendo, stiamo ricominciando. Abbiamo il sindaco, l'abbiamo già sentito, Fabrizio Toselli, lo abbiamo già visto in questo servizio a poche ore dal terremoto, e abbiamo con noi, e la ringraziamo di essere presente, insomma di essere venuta a Sant'Agostino per partecipare a questa trasmissione, l'assessore regionale Paola Gazzolo, che ha la competenza della protezione civile ma anche della difesa del suolo, e che naturalmente con la quale racconteremo anche ciò che la Regione Emilia Romagna ha fatto e sta facendo per superare la fase post terremoto. E poi da questa parte, come spiegava Daglia, i tecnici, là in fondo c'è Michele Fabbri, giornalista, docente universitario ed esperto di comunicazione scientifica. Abbiamo il professor Riccardo Caputo, geologo dell'Università di Ferrara, tante volte ci ha aiutato a capire qualcosa, insomma, in quello che era accaduto di così traumatico, e ancora geologa Marilena Martinucci, anche lei tante volte nostra ospite, appunto con questo obiettivo di migliorare la nostra comprensione dei fenomeni, e infine un ingegnere geotecnico, l'ingegnere Riccardo Zoppellaro. Alle nostre spalle, come vedete, questa vorrei dire straordinaria rappresentanza di tante persone che a vario titolo sono coinvolte con questo territorio e con le sciagure anche che questo territorio ha dovuto vivere, quindi tanti volontari della protezione civile con le loro uniformi colorate, ma anche rappresentanze del mondo bancario, del mondo imprenditoriale, delle associazioni di categoria, del mondo anche della società civile, che in qualche modo si prende cura del proprio territorio. Una menzione speciale al vice sindaco Lodi, che è là in fondo, ma insomma comunque avremo modo di parlare un po' con tutti. Prego. A proposito del vice sindaco Lodi, se non sbaglio, vice sindaco, lei è di San Carlo, cioè di una delle frazioni del comune di Sant'Agostino. È proprio San Carlo, fra i danni, diciamo, provocati dal terremoto, ha fatto praticamente epoca per questo fenomeno delle liquefazioni, delle liquefazioni delle sabbie, che ha sconvolto gli abitanti, perché se nessuno si aspettava il terremoto, ancora meno ci si poteva aspettare questo strano fenomeno, di cui dopo chiederemo conto poi ai nostri geologi. Ecco, allora quella mattina lei come la ricorda? Guardi, quella mattina alle 4:04, lo ricordo ancora benissimo, ci siamo precipitati immediatamente dopo esserci assicurati che i nostri cari erano sani e salvi, ci siamo precipitati a disposizione del sindaco, per cui appena ci siamo resi conto, ci siamo un po', il sindaco ha equamente diviso i compiti fra i componenti della giunta, io sono stato, chiaramente essendo sancarlese, sono stato dirottato al mio paese, per cui ho presidiato insieme poi ai volontari e i vigili del fuoco la piazza, e abbiamo cominciato a renderci conto di cosa stava succedendo. Ci siamo trovati un po' travolti anche dalle sabbie, purtroppo. Questo è un po'... Ecco, il terremoto del 20 maggio alle 4 di mattina, 3 minuti, ha avuto l'epicentro nella zona tra Finale Emilia e San Felice sul Panaro, però si è fatto sentire nel territorio, dicevamo, di diverse province di quest'area dell'Emilia: Bologna, Ferrara, Modena, Mantova-Rovigo, così come nel terremoto del 29, poi dopo in quello di giugno. Allora, la regione, questa nostra regione, è stata per questa area, così dicevamo, densamente popolata e anche intensamente produttiva, è stata colpita al cuore, possiamo dire così. Assessore, come ha reagito la regione in quei primi momenti? Li vogliamo sentire da lei.
Sì, buonasera a tutti e complimenti anche per la trasmissione, perché credo che parlare di prevenzione sia oggi la priorità dell'oggi e del domani. E in quelle ore, dalle 4.03, in realtà la Regione è intervenuta immediatamente, nel senso che nell'arco, possiamo dire che nell'arco di 20 minuti si è istituito il centro operativo regionale presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, nell'arco di poche ore sono stati istituiti i COC, i centri operativi comunali in tutti i comuni colpiti dal terremoto. Consideri che stiamo parlando appunto di 900.000 abitanti, un cratere molto vasto, 4 province, 54 comuni sostanzialmente, più i 4 comuni capoluogo ne fanno parte in modo puntuale. E quindi si è attivato immediatamente, appena si è attivato il centro operativo regionale, anche a livello nazionale, presso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, si è attivato il Comitato Operativo Nazionale, con cui ci si è messi in dialogo immediatamente. L'obiettivo qual era? Intervenire in emergenza, non lasciare solo nessuno e quindi attivare da questo punto di vista non solo i centri operativi, ma attivare tutta la fase di emergenza, di intervento, sino all'ospitalità. Consideri che la stessa sera erano disponibili 4.914, credo di ricordare il numero giusto, posti per l'accoglienza di coloro che chiedevano ovviamente di poter avere un luogo dove essere ospitati, e questo dalla prima sera in poi ha portato ovviamente questo numero a crescere fino all'ospitalità del picco massimo del 7 giugno di 15.000 persone. Ma accanto a queste c'erano altre 40.000 persone che avevano deciso di autonomamente di trovare soluzioni attraverso i loro cari, attraverso ovviamente amici e attraverso le loro relazioni. C'era chi aveva deciso da questo punto di vista di aprire nelle ore successive la maggior parte di questi, tanti emiliani hanno scelto di dormire in una tenda all'interno del proprio giardino, hanno scelto di non abbandonare la casa, in tanti dormivano nelle auto di fronte a casa, insomma tutto il sistema di emergenza si è mosso, io direi, con buona capacità nazionale, regionale e locale, e se posso ovviamente faccio anche il plauso ai volontari di Protezione Civile che hanno nell'insieme, sì, ad oggi, se contiamo quante giornate i volontari hanno dedicato, oltre ai dipendenti pubblici ovviamente, oltre al sistema, ma stiamo parlando di oltre 110.000 giornate, certo. Quindi direi un intervento pronto. Nell'emergenza la Protezione Civile, l'Emilia, ha dato buona prova. Adesso una battuta, direi ai nostri amministratori, ecco, sindaco, allora le prime operazioni, perché c'è naturalmente una procedura da seguire. Sì, la prima operazione, noi ci siamo trovati qui al Palareno insieme a Carlo Grigoli, il comandante della Polizia Municipale, insieme a tutti i volontari che appunto vedete sulle tribune, e abbiamo costituito il centro operativo comunale, il COC, nel quale appunto come sindaco ho nominato il comandante come responsabile, diciamo, del COC, e anche ho nominato Torino Zanoli, che è il presidente della nostra associazione, come referente per quello che era il mondo del volontariato. Da lì sono cominciate, è partito tutto in prefettura. Ecco, la mattina stessa in prefettura, ricordiamo, alle 10 già c'era la provincia, i comuni, esatto, la regione, il prefetto Gabrielli, tutte le autorità, i prefetti. Ma questo, allora, è già proprio 5:30, 5:15. Sì, cioè prestissimo. Proprio... La scuola, sentiamo dalla dirigente scolastico i primi momenti, che non sono stati la domenica ma sono stati il lunedì. La scuola, intanto buonasera a tutti, la scuola aveva il problema dell'informazione, perché avevamo gran parte degli plessi inagibili, danneggiati, e quindi in stretta correlazione con il sindaco, con gli amministratori locali, abbiamo cercato di diffondere l'informazione nel modo più rapido possibile, ci siamo sentiti subito, quindi anche con una sorta di porta a porta telefonicamente, perché non avevamo le strutture, i mezzi per poter dare un'informazione capillare. Una comunità capillare di 7.000 poco più abitanti, comunque, esatto, è già, perché noi abbiamo su Santa Costituzione, ci sono 4 plessi scolastici, 3 di scuola primaria,
e uno di scuola secondaria di primo grado, quindi anche un territorio vasto da questo punto di vista. Per noi l'importante era raggiungere tutti i cittadini per comunicare che nell'emergenza la scuola si chiudeva. La scuola si chiudeva. Sentiamo il comandante. Le prime cose che abbiamo affrontato sono state le domande che ci venivano dalla popolazione che è incominciata a fluire qua al COC, le decisioni immediate da prendere perché la gente pioveva, c'era bisogno di dar riparo, la disponibilità dei gestori qua del Palareno che immediatamente è stato aperto per dare ospitalità alle persone che ne avevano bisogno. Poi la decisione presa insieme al dottor Borsarini di utilizzare l'unica scuola che era rimasta agibile, la scuola elementare qua di Sant'Agostino, come centro operativo per tutte le operazioni, perché il comune era inagibile, non c'era possibilità di utilizzarlo con tutto quello che ci comporta. E le informazioni, c'era sete di informazioni da parte delle persone, quindi la protezione civile, i volontari fuori a dare informazioni, cercare di dare quello che si poteva, perché nei primi momenti non c'era ben chiara ancora com'era la situazione. Nel corso della giornata abbiamo incominciato a avere chiaro quello che era tutta la situazione del comune. C'era anche lo stupore oltre alla paura, la sorpresa, la sorpresa. E la sorpresa, allora. Abbiamo visto un attimo fa proprio le immagini del Palareno, il giorno del 21 sostanzialmente, ed era bello insomma vedere come in realtà proprio l'attività di questi straordinari volontari che hanno approntato il Palareno, l'hanno reso agibile, poi hanno cominciato a far giocare i bambini addirittura, insomma ha riportato un po' di serenità in tutte queste famiglie, come vedete, che erano terribilmente provate insomma dal... uno degli attori principali qua all'interno del Palareno, che era la Croce Rossa Italiana, che poi dopo alcuni giorni ha gestito tutta l'attività di gestione degli ospiti all'interno del Palareno, con anche un'equipe di psicologi per i bambini, per farli giocare, per tenerli intento, per togliergli un po' quell'angoscia che le persone avevano con quello che era successo. Allora magari Stefano, sì, chiediamo credo, un po' ai volontari. Esatto, possiamo partire, io penso da Ottorino Zanoli, proprio che il sindaco ci ricordava un istante fa essere il responsabile, insomma praticamente è stato il responsabile di protezione civile per questa emergenza. Ci racconta anche lei qualcosa del suo ricordo, dell'operatività immediata che siete riusciti ad esprimere, che abbiamo visto, testimoniato tutti insomma direttamente. Sì, certo, buonasera. Noi come volontari ci siamo subito attivati, abbiamo attivato subito le squadre, naturalmente prima abbiamo messo in sicurezza le nostre famiglie, le nostre case, e devo dire grazie proprio anche alle esercitazioni che facciamo siamo riusciti a formare due squadre, quindi alle 4:30 del mattino avevamo già sul territorio due squadre di volontari e anche una squadra a Mirabello, il comune qua vicino, che gestiamo sempre noi come protezione civile, volontariato. Ci siamo subito sentiti col comandante Grigori, il sindaco Fabrizio, il vice sindaco. Mi chiederei questo, Zanoli, c'è stato un momento di disorientamento, io immagino, poi vi siete in qualche modo ripresi, avete ricominciato a ragionare come comunità, come gruppo organizzato, oppure in qualche modo diciamo eravate esercitati, abituati ad affrontare queste situazioni? Cioè, siamo abituati a queste... alle esercitazioni, però un terremoto nessuno se lo aspettava. Naturalmente alle 4:03-4:04 si pensava a tutto, ma non certo a un terremoto sul nostro territorio. Però insomma ci siamo subito ripresi e abbiamo cercato di girare un po' per il comune su indicazioni dell'amministrazione per tranquillizzare la popolazione. Certo anche noi eravamo un po' spaesati. Devo dire che qualcuno di noi della nostra associazione ha avuto esperienza anche in Abruzzo, quindi un po' di formazione ce l'avevamo e siamo riusciti a lavorare abbastanza bene sul territorio. Allora siamo arrivati alla fine già del primo blocco, vorrei dire, le chiederei soltanto questo, cioè di tutte le cose straordinarie che avete fatto, una a me è sembrata geniale, cioè chiamare quei ragazzi che vestiti da clown facevano giocare i bambini, di chi è stata l'idea? Beh, sinceramente non so di chi è stata l'idea, comunque so che all'interno del gruppo di coordinamento e protezione civile di Ferrara c'è un'associazione proprio che fa questa funzione, anche sono quelle che vanno anche negli ospedali. Vola nel cuore, vola nel cuore, l'associazione sì. È benemerita. Esatto, sì. Questo per dire che l'emergenza si può affrontare in mille modi, insomma, questo è direi un messaggio con cui possiamo chiudere questo primo blocco di trasmissione. C'è stata un'altra sorpresa, un'altra novità in questo terremoto dell'Emilia.
E sono stati i capannoni industriali e agricoli e artigianali, che sono stati veramente quelli più messi a dura prova dalle scosse sismiche. E proprio nel crollo di alcuni di questi capannoni ci sono state le vittime. Le prime vittime nel terremoto del 20 maggio, quattro nella provincia di Ferrara, altre 11 nel terremoto del 29 maggio nella provincia di Modena, più altre vittime fino ad arrivare al contare 27 vittime in questi due grossi terremoti del 20 e del 29 maggio. Allora, è stata proprio la presenza di queste vittime e soprattutto del fatto che fossero deceduti sotto il crollo dei luoghi dove stavano lavorando nei turni notturni, che ha contribuito a creare una tensione forte in tutto il paese, nel mondo del lavoro, nel mondo delle istituzioni, delle autorità di governo. Il 22 maggio, due giorni diciamo dal primo terremoto, qui a Sant'Agostino è venuto il Presidente del Consiglio Mario Monti. Il 4 giugno è stato dichiarato giornata di lutto nazionale, era già arrivato diciamo anche il carico di tragedia e di vittime del 29 maggio. L'8 giugno è arrivato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Chiedo alla regia di mandare questo servizio che racconta la visita flash del Presidente del Consiglio Mario Monti, che naturalmente ha fatto un giro in diversi comuni e qui si è fermato ed ha incontrato anche i familiari delle vittime nella sede, diciamo che è la sede attuale del municipio dopo la demolizione di quello che era lo storico municipio di Sant'Agostino. Vediamo. È arrivato a Ferrara ieri sera alle 21 quando ha partecipato a un briefing in prefettura insieme alle più alte cariche della città e della provincia, ma è partito da Sant'Agostino, dove è arrivato poco dopo le 9 questa mattina. Il viaggio nelle zone dell'Emilia più gravemente colpite dal terremoto del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti. A Sant'Agostino il Presidente ha incontrato i sindaci dell'Alto Ferrarese per ascoltare i bisogni delle popolazioni colpite dal sisma ed ha voluto conoscere i familiari dei due operai rimasti vittima del del capannone di ceramiche Sant'Agostino, Nicola Cavicchi di 35 anni, di cui erano presenti i genitori, e Leonardo Ansalone di 45, di cui era presente la moglie. Ho incontrato tutti, ci ha detto che ci saranno vicini, che non ci abbandoneranno, che si muoveranno subito per quello che sono le necessità insomma primarie, che cercheranno in tutti i modi di non abbandonarci. Io spero veramente che nessuno venga abbandonato a se stesso, che ci sia un qualcuno che comunque ci protegga affinché insomma, noi possiamo crescere i nostri figli. Non me l'hanno fatto vedere, io lo volevo vedere. Poi, non si pensava a una cosa del genere. L'hanno portato via. Non si pensava, perché è zona non sismiche. Poveraccio, anche lui, mio figlio, aveva Pietro a casa, aveva speso tanti soldi che si dimentava perché la struttura doveva essere antisismica, però adesso guardando quello che è successo è una cosa fatta bene. È stata una cosa talmente improvvisa che noi lo aspettiamo sempre. Mi fa piacere che sia venuto qui il Presidente del Consiglio. Ma cosa mai così? Fatto vedere, ma è meglio così che veda quello che è successo. Ma sono troppe persone politiche che sono solo venditori di parole.
Monti era atteso in piazza Sant'Agostino dai giornalisti di molte testate nazionali e locali, da tutti i sindaci dell'Alto Ferrarese e da numerosi cittadini, che però un imponente schieramento di carabinieri di Forza dell'Ordine hanno tenuto lontano da Monti, impedendone a molti addirittura la vista. Ad accogliere il premier, il sindaco di Sant'Agostino, Fabrizio Toselli, che ha accompagnato Monti nel breve tragitto dalla piazza del municipio, letteralmente sventrato su una parete laterale dalle scosse sismiche. Qui c'è un'area, l'area di Finale Emilia, l'area di Mondeno, abbiamo un'area in cui il mondo produttivo è completamente a terra e questo è un problema di carattere sociale forte, perché senza il lavoro poi arriveranno i problemi proprio di carattere anche di reddito. Ecco, noi abbiamo parlato di 4 vittime, qui ne abbiamo ricordate soltanto 2, i Cavicchi e Ansaloni, che operai presso lo stabilimento della ceramica Sant'Agostino, ma c'è anche Gerardo Cesar, di 57 anni, di Molinella, che è rimasto sotto il tetto crollato della Tecopress, una fonderia di Dosso, e poi Bondeno, Stellata di Bondeno, un giovane marocchino che è rimasto vittima nel crollo di una parte dell'URSS, dicevamo appunto di Stellata. Ma il sindaco, nel servizio che abbiamo mostrato, ha parlato di danni ingenti al sistema produttivo, ecco, sia per il crollo sia perché si sono davvero arrestate un po' tutte le attività imprenditoriali, la vita si è davvero fermata per un momento e ha messo, dicevamo, in evidenza la necessità in un qualche modo di mettere in sicurezza i macchinari negli stabilimenti, nei fienili, nei capannoni artigianali e poi di vedere come si potesse rapidamente anche riprendere la produzione. Allora qui con noi è il signor Ugo Poppi, che è imprenditore, un industriale titolare di Euroforge S.P.A. Ecco, e io chiedo a lei che danni ha avuto e come ha reagito e qual è stato, come dire, lo stato d'animo e il modo con cui ha trovato il coraggio di riprendere forza e vigore. Le domande sono diverse. Immediatamente ci siamo preoccupati di richiamare i tecnici che avevano progettato e costruito i nostri capannoni. Già la domenica pomeriggio avevamo l'ingegner Truzzi e altri ingegneri per valutare un momentino. Abbiamo subito pensato il più è passato, sperando che sia ancora vero, e siamo partiti subito mettendo in sicurezza con delle torri particolari i capannoni costruiti nel 68, che avevano ceduto molto poco per la verità, ma li abbiamo messi in sicurezza con queste torri. Dopodiché abbiamo cercato con tutti i nostri collaboratori, dipendenti, di rimettere a posto un po' le cose, sperando, diciamo, che non ci fosse un'ulteriore scossa. Infatti noi la prima, quella delle 4.03, ci ha colpito in pieno, le altre molto meno. Quindi noi lavoriamo per clienti, quindi abbiamo magari gli stampi solo da noi. Se non riusciamo a consegnare, finisce che perdiamo il cliente. E allora abbiamo corso come dei dannati e stiamo ancora correndo perché non è ancora finita, ma siamo ormai al 90%. Non è ancora finita, diciamo, la fase della ricostruzione, della ripartenza. La fase della, ecco, rimessa. Della messa a norma, certo, e anche, certo, della ripresa. Poi sentiremo anche altri rappresentanti delle categorie produttive, però io mi rivolgo al sindaco perché il signor Cavicchi, non la signora Salone, ma il signor Cavicchi sa che noi avremmo girato qui dal Palarino di Sant'Agostino questa trasmissione. E io l'ho sentito, come dire, molto attento, molto interessato. Ecco, le parole che abbiamo sentito nel servizio, sindaco, so che lei ci può raccontare qualche cosa, perché queste famiglie, la famiglia Saloni, 2 figli, la famiglia di Cavicchi, è vero, Bruno Cavicchi con questi genitori, una casa che stava costruendo, un mutuo, ancora tutto da pagare, insomma, dei problemi ne ha creati tanti, ecco, oltre che il dolore grandissimo provocato in chi voleva bene a queste 2 persone come a tutte le vittime. A che punto siamo? C'è stata una certa fatica, no, nel riconoscere in un qualche modo il danno subito alle famiglie? Beh sì, siamo in un punto in cui credo che
anche le norme in Italia su certi aspetti devono cambiare. Diciamo, il papà di Nicola, cioè Bruno, ha portato avanti, sta portando avanti lui, ma devo dire anche noi come comune stiamo avendo diversi incontri anche con alcuni parlamentari per modificare anche alcune norme legate all'INPS, legate all'INAIL, perché comunque non si può arrivare a una tragedia di questo tipo e rendersi conto che probabilmente alcune norme devono essere modificate. La famiglia sta appunto facendo la sua lotta appunto per cambiare, non tanto per loro ma anche proprio per chi, ahimè, diciamo, si ritroverà nella stessa situazione, e credo che la politica debba, quindi il sindaco, ma la politica debba impegnarsi appunto per andare a correggere quelle cose che onestamente a livello di normativa non vanno bene. Sì, quantificare il costo della vita umana è sempre una cosa molto difficile. Sì, assolutamente. Però servono delle misure, però, che tengano conto anche credo di queste anche situazioni. Che tutti abbiamo visto, tutti abbiamo letto, i 1.900 euro, esatto, siano assolutamente un gesto che non so neanche come descriverlo. Che ci offende. Ma veniamo alla visita del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Dobbiamo ricominciare, dateci una mano, dateci la possibilità di ripartire dai blocchi di partenza che poi ci pensiamo noi a cogliere. Quindi la volontà dell'Italia. Mi pare grande, grande fermezza, grande determinazione e anche, come dire, molta forza, non nervosismo. E lei cosa ha promesso? Io ho portato, giusto perché l'ho firmato, non perché lo abbia fatto io, un decreto che è un aiuto importante per ricominciare, che contiene molte norme utili, ne abbiamo parlato anche poco fa, credo ancora, con i rappresentanti sia della Unione Industriali, sia dei sindacati, che ci sono buoni elementi per poter ricominciare anche con la sicurezza indispensabile l'attività che è stata bloccata. Quindi la legge e il decreto è un segnale di fiducia in questo caso, viene letto tante volte come... È un segnale di fiducia e anche un concreto investimento di risorse, di energie, e poi bisognerà seguire la sua applicazione, vedere se risponde alle esigenze, se è necessario aggiustare, integrare in questo importantissimo la partecipazione. Lei viene da una terra che è stata scossa dal terremoto. Io ero il 23 novembre del 1980 nel centro di Napoli, comunque la scossa me la ricordo. Presidente, dicono tutti, noi abbiamo fiducia nel Presidente Napolitano, ma solo nel Presidente Napolitano. Beh, io ringrazio, però non è una posizione giusta, intanto perché se ci fosse da avere fiducia solo in me, ne sarei innanzitutto io spaventato, e poi perché insomma, io sono collocato in un ordinamento costituzionale che prevede altre responsabilità, altre rappresentanze, e sono persuaso che bisogna avere innanzitutto fiducia in se stessi, nelle proprie comunità, anche nei propri più diretti rappresentanti che sono i sindaci. Vedo che qui i sindaci hanno una grande funzione, non perché sia accanto a me il vostro sindaco di Sant'Agostino, insomma ci sono per fortuna molti perni su cui poggiare, non uno solo. Ecco, queste due visite così importanti del massimo autorità dello Stato stanno ad indicare che la macchina, come dire, dei soccorsi a livello locale si era messa in moto, ma era necessario, e si sono mosse appunto i vertici del governo, i vertici della Repubblica, oltre che la nostra regione, si sono mossi per non soltanto intervenire con i soccorsi, che è stata la priorità assoluta, ma anche per intervenire, assessore Gazzolo, per rispondere, diciamo, all'angoscia di quanti erano rimasti con la casa parzialmente inagibile, con i capannoni parzialmente crollati, con il lavoro anche nei negozi, nell'attività commerciale bloccati. Ecco, la Regione il 6 giugno, è vero, lo Stato con un decreto legge emanava, diciamo, tutta una serie di normative che poi sono diventate legge il 1 agosto e che stanno entrando in questi mesi in vigore, no? E di cui dopo vedremo come si presenta l'attuazione, che è abbastanza complessa. Devo
Decreto legislativo 74 del 6 giugno. È successo questo, non dobbiamo dimenticarcelo mai. Il 15 maggio, 5 giorni prima della scossa, era stato modificato tutto l'impianto del normativo di protezione civile. Questo ha chiesto alle istituzioni locali, alla regione, ma regione insieme alle province e ai comuni, di uno sforzo supplettivo per disegnare anche norme che a questo punto non potevano essere più trattate e trovare risposta all'interno di un quadro normativo differente. Dico questo molto in sintesi. Allora, io penso due cose. Noi abbiamo stabilito all'interno di una, appunto, di una governance larga del territorio che doveva in questo prendere le decisioni insieme. Abbiamo stabilito una roadmap molto definita. Il terremoto ha colpito un'area importante del paese, 2% del PIL nazionale, prima ricordava appunto il valore delle nostre produzioni, delle nostre imprese, il valore della nostra identità. E parentesi, mi ha fatto molto piacere che siate partiti dal tartufo, perché rappresenta in questo caso l'identità vera che vogliamo ricostruire. E per arrivare lì abbiamo definito una roadmap. La prima cosa abbiamo detto il lavoro, perché se noi non interveniamo sul lavoro le comunità si svuotano e a questo punto ricostruiamo, ma senza quello che è il dato vero che poi è rappresentato dalla nostra coesione sociale. Poi abbiamo dato una roadmap molto chiara: lavoro, scuola, quindi assicurare la regolarità dell'anno scolastico, e su questo c'è stato il programma straordinario. E abbiamo detto contestualmente: noi dobbiamo dall'emergenza passare alla ricostruzione, con il programma case, con la parte che riguarda ovviamente accoglienza provvisoria, ma sino alla ricostruzione finale. Ora, noi abbiamo dimostrato una cosa. Io penso che l'Emilia intesa come comunità Emilia, non regione Emilia-Romagna, ha dimostrato in tutto questo lavoro che il paese intero può fare bene se fa insieme. E prima abbiamo visto Napolitano, abbiamo visto Monti. In realtà entrambi, sia il Presidente della Repubblica che il Governo, hanno dimostrato intanto di esserci e di voler dialogare con noi, di accogliere le nostre proposte, di ragionarle, e insieme a loro i parlamentari, insieme a loro i nostri consiglieri regionali, insieme a loro i consigli comunali, insieme a loro l'intera comunità, dalla comunità scientifica ai professionisti, alle forze economiche e sociali. Cioè, noi abbiamo dimostrato, secondo me, che il paese davvero, se fa insieme, può raggiungere anche degli obiettivi non scontati come quelli che abbiamo raggiunto oggi, cioè un quadro normativo ormai sostanzialmente definito, si completerà con la legge per la ricostruzione, e risorse importanti per nulla scontate in un momento di crisi così grande del paese. Tra un po' faremo anche la conta dei danni, parleremo con i protagonisti, diciamo, del mondo del credito, del mondo dell'impresa, per capire cosa sta succedendo proprio su questo piano. Ma io vorrei a questo punto far intervenire i nostri tecnici e scienziati, perché, professor Caputo, abbiamo detto a più riprese, questo è stato un terremoto che ha colto innanzitutto di sorpresa le persone, perché non sapevamo che sotto i nostri piedi c'è una montagna che si muove. Ci sono le famose, sono diventate famose dopo, due dorsali di Mirandola, di Ferrara, le faglie. Abbiamo imparato tante cose che non sapevamo. E questa è stata, diciamo, una sorpresa. Poi parleremo a proposito di prevenzione, cioè la popolazione non si rendeva conto, che non si aspettava un terremoto in Emilia-Romagna, in Emilia, perché la Romagna ne ha avuti, l'Emilia ne ha avute anche ad ovest. Perché questa, come dire, questa ignoranza, posso dire così? Beh, buonasera a tutti. Intanto il problema della prevenzione è visto sotto diverse sfaccettature. A monte di tutto c'è una fase legata alla conoscenza. La conoscenza è riconoscere quindi il problema, l'esistenza di un problema, in questo caso di un pericolo naturale, nello specifico un pericolo, la pericolosità sismica. E una seconda fase, sempre legata alla conoscenza, è la quantificazione di questo pericolo, perché con la miglior precisione possibile. E
a valle di queste conoscenze ovviamente ci sono tutte le fasi relative alla prevenzione in senso stretto, quindi il miglioramento, subentrano i tecnici per il miglioramento degli edifici, quindi gli ingegneri, gli architetti, gli urbanisti, subentrano le amministrazioni locali in generale che quindi fanno un'attività di regolamentazione, subentra ovviamente anche una scuola intesa in senso lato, quindi con una comunicazione, un'educazione perlomeno delle classi più giovani della nostra popolazione. La cosa che è mancata, credo che il grado di conoscenza del pericolosità sismica c'era già nella comunità scientifica, la quantificazione del livello di pericolosità forse è ancora da migliorare evidentemente, quindi c'è da investire in questo senso. Quello che sicuramente è mancato è l'aspetto della cultura sismica. Una cultura sismica che deve coinvolgere tutti gli strati, adesso la comunità scientifica è relativo, ma deve coinvolgere sicuramente chi prende le decisioni, autorità varie, i tecnici, ma anche tutta la popolazione. Ecco, ci sono state diverse polemiche, una ai primi di giugno e una in ottobre, per quanto riguarda la capacità degli scienziati e dei tecnici di trasmettere comunicazioni. Una in occasione della comunicazione arrivata via ANSA della Commissione Grandi Rischi, che diceva: se continuano ancora le scosse, sciame sismico, si arriva da Mirandola verso Ferrara, c'è la possibilità che i terremoti non siano finiti. E lì polemiche per dire troppo allarmismo. Poi invece recente sentenza del Tribunale dell'Aquila che ha condannato a 6 anni tutti i componenti della Commissione Grandi Rischi da allora, del terremoto dell'Aquila del 2009, e anche una serie di personaggi che della Protezione Civile, che è una delle responsabilità. Allora, decisori e tecnici li abbiamo messi di fronte anche per questo, ma nella fase, diciamo così, a metterli insieme, a fare da collante, io credo che ci sia una macchina organizzativa, ma anche la comunicazione. Professor Michele Fabbri, co-direttore del Master dell'Università di Ferrara in giornalismo scientifico e comunicazione istituzionale della scienza. La catena dell'emergenza è lunga, è ancora più lunga la catena della prevenzione. La comunicazione quando deve scattare, al momento del terremoto, prima, sentiamo, perché questi vari protagonisti non comunicano abbastanza? Ma sì, la catena può essere della comunicazione lunga e complessa, ma in realtà teniamo presente che in Italia si articola su 3 anelli fondamentali: gli scienziati, coloro che sanno, il professor Caputo ce lo diceva in questo istante, quelli che sanno hanno le conoscenze, ma il professor Caputo ci diceva noi sapevamo, e poi il problema è passare ai decisori e poi dai decisori passare ai tecnici e alla popolazione, quindi questi sono i 3 anelli fondamentali. Evidentemente la comunicazione non ha funzionato. Adesso voglio dire, anche nelle cose che abbiamo sentito fino adesso, conviene fare, forse dividere il nostro sguardo, puntarlo su 2 punti diversi. Uno è dal terremoto in poi. Allora, quello che ho sentito dal punto di vista della comunicazione sicuramente funziona, ha funzionato, è anche molto bello sentire che una comunità tutta insieme riesce a ritrovare immediatamente le proprie forze, le proprie risorse per andare avanti. Però il problema è che cosa è accaduto prima, non è che questa capacità di rimettersi in piedi giustifica il fatto che prima siamo crollati come forse non saremmo dovuti crollare. Allora, io mi sono annotato, io non sono uno scienziato, perché loro sono gli scienziati, nella comunicazione non c'è scienza, c'è una possibilità di ragionare insieme sulle cose che si dicono e su come queste passano fra i vari soggetti. Il sindaco diceva, non ci aspettavamo, ho preso le sue parole, ed era impossibile prevedere. Non sono mica sinonimi queste cose, un conto era impossibile prevedere, altro era non ci aspettavamo. Allora, perché questo invece dovevano i decisori aspettarselo, perché la classificazione in termini di zona sismica di questi comuni c'era già stata da molto tempo, e quindi la comunità scientifica il suo lavoro l'aveva già fatto, ma soprattutto, cosa che in questo caso specifico è molto più forte e determinante, erano anni e anni che a livello di comuni dell'Alto Ferrarese e a livello di istituzioni poi determinate rispetto ai comuni, cioè la provincia e la regione, si invitavano i comuni, esattamente questi dell'Alto Ferrarese, a procedere con acquisizione di conoscenze
in base a quello che si sapeva, la cosiddetta microzonizzazione, che non sono mai state acquisite. Si comincia a chiedere nel 2008, la provincia nel 2009, nel 2010, di nuovo fino al 2011. Allora, voglio dire, qui è mancato proprio questo pezzo. Gli scienziati sapevano, continuavano a dire, attenti che qui c'è un territorio che è a rischio sismico, ma poi già nel passaggio successivo, la protezione civile e anche a passare poi con i tecnici, quelli che sul territorio devono dirne i singoli casi, perché è chiaro, tutti lo sanno, mica si può in una zona sismica costruire tutto al massimo, non è neanche questo che prevede la legge, della possibilità di resistere a un terremoto di qualsiasi magnitudo, bisogna sapere con precisione, ecco appunto la microzonizzazione, cosa c'è lì sotto, sotto quelle case, lo devono sapere i tecnici, lo devono sapere i cittadini. Ancora il sindaco dice, e poi chiudo perché sono segnato solo queste due cose, il municipio è inagibile ma può stare dentro una tenda. Certo, il municipio è inagibile ma non deve stare dentro una tenda, non deve passare questo messaggio. Il municipio, e anche su questo, nella storia di questi comuni c'è un caso specifico, erano stati stanziati pochi ma fondi, come dire, specifici perché i comuni di queste zone facessero delle ricerche di carattere, diciamo, molto generale sulla possibilità che gli edifici cosiddetti strategici, fra cui scuole e comuni, potessero sapere con più precisione il grado di pericolo sismico nel quale si trovava. Questi fondi non sono stati, nonostante solleciti ulteriori, non sono stati spesi. Che cosa vuol dire questo in termini di comunicazione? Che deve ripartire prendendo esempio dal passato in cui sono stati fatti molti errori in questa catena della comunicazione, partire qualche cosa di assolutamente diverso. Non si può pensare che passi in termini di comunicazione questo messaggio, adesso lo sappiamo, tutto va bene, ci siamo rimboccati le maniche e siamo a posto, la prevenzione passerà così come una lenta abitudine al terremoto. Non è questo, ci vogliono, come dire, operazioni concrete perché la comunicazione si strutturi, perché i soggetti siano avvertiti, perché acquisiscano comportamenti coerenti. Anche il quadro dipinto dall'intervento della regione, certo, è molto positivo in termini normativi quello che è stato fatto. Si sono attivate le unità di crisi, ma anche la richiesta è come hanno funzionato. A me risulta che non abbiano funzionato poi così bene. Ci arriveremo. Intanto abbiamo, come dire, già gettato un sasso in uno stagno, cosa che ci premeva anche fare. Ci interrompiamo e poi riprendiamo il dibattito. Riprendiamo questo nostro appuntamento dal Palareno di Sant'Agostino, obiettivo prevenzione, stiamo parlando del terremoto che ha colpito il nostro territorio, abbiamo ripercorso alcune fasi di questa difficile situazione che ci si è trovati a dover gestire nel territorio della provincia di Ferrara, soprattutto qui nell'Alto Ferrarese dove in questo momento ci troviamo. Michele Fabbri, prima di andare in pubblicità, ha lanciato una serie di provocazioni che svilupperemo tra qualche minuto. Ma prima cerchiamo di capire dalla voce di chi rappresenta gli imprenditori, rappresenta il mondo che fa economia, di chi rappresenta gli istituti di credito, dalle loro voci che cosa ha significato questo sisma. Io partirei da Paolo Govoni che è presidente regionale di CNA e che ci ha raggiunto, lo ringraziamo di averlo fatto, appunto per capire insomma che cosa ha significato per gli imprenditori, tanti che voi rappresentate, questa situazione difficilissima. Ma intanto quando si parla di terremoto bisogna farlo con molta serietà e molta sobrietà, nel senso che il terremoto innanzitutto è un dramma per le famiglie, per coloro che hanno avuto i morti, per coloro che hanno avuto la casa crollata e le imprese crollate, perché ovviamente io rappresento il mondo dell'impresa che è un pezzo importante di questo dramma. E quindi questa è una prima premessa, lo dico perché in questo periodo specialmente leggo una polemica sui giornali indirizzata alla provincia di Ferrara che, come dire, da questo punto di vista di sobrietà ne ha ben poca. Lei fa riferimento alle dichiarazioni che potremmo definire non troppo provvide dell'onorevole Giovanardi. Faccio riferimento a queste. Chiudiamo qui la parentesi che non. A queste dichiarazioni parliamo, anche perché ero presente quando sono state fatte, quindi le ho ben capite, sono esattamente così come sono state rappresentate, ma questo è un pezzo sul quale credo certo. Non ci sia necessità di soffermarsi. È stato ricordato, questo è un terremoto che ha come una caratteristica
caratteristica molto particolare, cioè di essere venuto in una delle zone produttive a più alta densità del nostro paese. Io credo che, è stato ricordato prima, si è partito da una legge che non c'era, l'ha detto bene l'assessore Gazzolo, su questo è stato fatto un grandissimo lavoro, perché ricordiamolo, senza le ordinanze, senza i decreti legge non si possono avere i rimborsi e non si possono nemmeno presentare le domande per i rimborsi. Per quanto riguarda le imprese, l'ordinanza 57 che è stata emessa circa due settimane fa, una decina di giorni fa, che ha consentito, che consente adesso alle imprese di presentare le domande. Tutto questo è stato fatto dalla Regione, in stretto contatto da tutte le organizzazioni di rappresentanza delle imprese. Beh, questo è un terremoto veramente che ha scosso l'economia non di Ferrara, non di Modena, non dell'Emilia Romagna, del nostro paese. Perché quando si diceva prima il 2% del PIL nazionale, 2% è un problema del sistema economico italiano, non solo un problema del sistema economico del nostro territorio. Ugo Poppi prima ci diceva, c'è stato quel momento di grande spaesamento e poi la corsa a ricominciare. Nei vostri imprenditori, insomma negli imprenditori che lei conosce, questa corsa a ricominciare c'è, sta funzionando? Poi sentiremo anche gli altri. Io anche qui lo dico spesso con grande emozione, questo terremoto ha dimostrato, se ce n'era bisogno, io penso non ce ne fosse stato bisogno, la qualità dei cittadini e degli imprenditori dell'Emilia Romagna, che dalla sera stessa, dalla notte stessa della prima scossa, si sono, come si diceva, rimboccate le mani e hanno fatto tutto con le proprie risorse, ricordiamocelo bene, perché non hanno avuto ancora un euro, quindi tutto ciò che è stato fatto con grande fatica e con le risorse proprie degli imprenditori e delle loro famiglie. Quindi io dico che veramente c'è bisogno di sveltire tutti i percorsi che portano ai rimborsi, molto è stato fatto, adesso cominceranno ad arrivare, questo lo si deve con grande responsabilità proprio per dare una risposta alla qualità di questi cittadini, di questi imprenditori. Grazie Govoni, io sentirei Marco Amelio che rappresenta l'ASCOM di Cento Sant'Agostino, insomma il mondo del commercio, anche il mondo del commercio è stato colpito duramente, ci sono addirittura poi peraltro sono stati stanziati anche dei fondi per consentire la temporanea delocalizzazione insomma di negozi, servizi, esercizi commerciali. Buonasera a tutti. Beh, prima l'assessore parlava di identità, diciamo che il 20 e il 29 maggio questo sisma strappa l'identità dei nostri territori colpendo i suoi punti di riferimento, da chiese, case, scuole, ma soprattutto le attività produttive. Poi anche i negozi sono punti di riferimento, certo, diciamocelo, no? Nelle città. Ma la cosa che ha fatto il panico che si è generato è stata proprio l'evacuazione di massa dei centri storici composti dai negozi di vicinato. Nella provincia di Ferrara sono stati coinvolti più di 1390 esercizi commerciali. Qua sto parlando di danno diretto e indiretto. E se andiamo a guardare gli addetti, superiamo le 8500 unità. Quando parlo di addetti, parlo di commerciale e terziario. Il sisma ha martoriato il commercio di vicinato in tutte le sue parti, come dicevo prima, quindi causando un danno diretto e indiretto, ma soprattutto oggi come oggi ci ritroviamo ad affrontare il danno indiretto, poca accessibilità ai centri storici, fatturati delle aziende che sono precipitati e nessuna possibilità di accedere a un contributo. I centri storici sono in stallo, sono ancora perimetrati da zone rosse, quindi gli aggregati residenziali tengono in stallo degli interi comparti residenziali. Credo che il comparto commerciale debba essere sostenuto tutto e credo che ci voglia anche la forza di velocizzare le procedure. Oggi diciamo il quadro normativo è già stato costruito, la legge deve essere trasformata in atto, l'atto in autorizzazione e l'autorizzazione in finanziamento. Confartigianato, se non vado errato, se ci dice il tuo nome ci dice e prende il microfono ovviamente. Ecco, chiederei anche lei una considerazione insomma sulla quantificazione del danno delle imprese. Io devo dire, oltre a rappresentare la Confartigianato, sono anche imprenditore di un'azienda con oltre 20 dipendenti e diciamo che il giorno del sisma, il giorno stesso, ci siamo preoccupati per... A Sant'Agostino? No, a Renasso. Ci siamo preoccupati per il lavoro,
perché ci sono delle famiglie che lavorano, i miei figli e così via, quindi diciamo... Ci sono dei begli stipendi da difendere. Da difendere e così via. Certo. Abbiamo avuto dei danni anche noi al nostro interno, il giorno stesso, anzi il giorno dopo, abbiamo convocato immediatamente i responsabili degli stabili che l'hanno costruito e così via, e abbiamo appurato che non c'era una gravità per non lavorare il giorno dopo, ma purtroppo il lavoro non andava avanti perché c'era quel panico, la paura. Che cosa producete? Qual è il vostro settore? Noi facciamo conto terzi, lavorazioni meccaniche, controllo numerico e così via, per varie ditte diciamo. E siete riusciti a riprendere, a ripartire? Siamo ripartiti, abbiamo subito iniziato a fare qualcosa di nostra iniziativa senza avere avuto nessuna indicazione ben precisa né dalla regione né, perché c'era tantissima confusione, e da lì adesso stiamo producendo e andiamo avanti continuando la nostra produttività, anche se abbiamo avuto l'incertezza che molte aziende in cui noi forniamo ci hanno telefonato immediatamente per dire come siete messi, altrimenti ci prendevano il lavoro. E questo, è la preoccupazione di cui parlava Poppi, cioè i clienti se non ricominci ti abbandonano. E questo è quello che succede in tante altre aziende che purtroppo hanno avuto i capannoni molto più danneggiati o addirittura anche che si trovano ancora senza il tetto, e che quelle sono messe molto male. Diciamo che i tempi sono troppo, c'è ancora molto, ce n'è da troppo, fare. Sono troppo lunghi i tempi, stanno mettendo del suo, però c'è un limite anche lì perché manca il lavoro e non hanno i mezzi per affrontarlo. Quindi qui bisogna che la regione, chi è per, devono finanziare queste persone per avere poi domani anche un'energia produttiva, di avere un qualcosa di concreto nel nostro territorio, altrimenti avremo solo disoccupazione. Okay. Direi che la richiesta è molto evidente e molto chiara. Diciamo due parole anche agli agricoltori. Facciamo dire due parole agli agricoltori, anche l'agricoltura, forse se ne è parlato un po' di meno, ma insomma anche l'agricoltura ha subito danni ingenti. L'agricoltura ha subito... Coldiretti, ci dica il suo nome. Tartarimirco, Coldiretti, Sant'Agostino. Come agricoltori noi non abbiamo potuto fermarci, non potevamo fermarci perché voleva dire compromettere il lavoro di un anno, per cui con i nostri mezzi abbiamo cercato di continuare l'attività, ma siamo stati colpiti soprattutto in questa zona qua per quanto riguarda gli immobili quasi tutti storici, soprattutto vecchi finili, stalli che per la loro struttura tipica non potevano resistere a quelle scosse. Sì. Per cui noi ci troviamo a dover affrontare una ricostruzione difficile perché quegli immobili erano stati trasformati come ricovero attrezzi, adesso dobbiamo affrontare una norma che non è ancora ben chiara e precisa su come noi possiamo ricostruire, per cui anche questo stiamo aspettando l'evoluzione che deve arrivare dalla regione su queste cose. Per il resto ben perso attrezzi. Anche un esponente, Luca, se ci allunghi il microfono. Confagricoltura. Sì, Confagricoltura Ferrara Sant'Agostino. Ci dica il suo nome per cortesia. Galletti Marcello. Un ulteriore problema da secondo me tenere in notevole considerazione è anche il fatto che sotto quelle strutture che diceva prima il signor Tartari erano presenti anche tantissime attrezzature che erano indispensabili, fortemente indispensabili per la conduzione dell'azienda. Certo. Cosa che purtroppo il crollo di queste strutture hanno fortemente danneggiato, anzi addirittura in alcuni casi rese totalmente inutilizzabili. Di conseguenza questo comporta all'agricoltore ovviamente un'ulteriore spesa che dovrà andare ad infierire sul già basso reddito purtroppo esistente, e che quest'anno oserei dire che ha quasi toccato il fondo per altre situazioni diverse dal terremoto, siccità e quant'altro ne può seguire. E ci troviamo purtroppo di fronte proprio ad una situazione di un recupero difficile e molto pesante per la zona agricola, che oltre ai vari problemi che rappresenta il tipo di lavoro, sempre sotto il sole, per cui piove c'è un problema, c'è il sole c'è un problema, ci troviamo anche purtroppo a dover affrontare questo grossissimo problema del ripristino delle strutture e anche delle attrezzature che sono indispensabili all'attività.
Speriamo, qui però sembra che le cose stiano andando effettivamente molto per le lunghe e forse per questo tipo di strutture sarà molto molto difficile poter avere qualche finanziamento, per cui a questo punto cerchiamo di vedere di far forza verso chi dovrà affrontare a livello regionale questo problema per dei finanziamenti che devono effettivamente arrivare, altrimenti l'agricoltura purtroppo non ha un bellissimo futuro, grazie. Ecco, a proposito di finanziamenti, siccome il terremoto è capitato in uno scenario economico nazionale e internazionale molto critico, naturalmente le imprese lanciano e hanno lanciato fin da subito questo appello, naturalmente ad un mondo del credito anch'esso già provato da questa crisi. Allora noi qui abbiamo rappresentanti del mondo del credito, grazie Stefano, il presidente di Caricento, Carlo Alberto Roncarati, che è anche presidente di Union Camere Emilia Romagna, oltre che presidente della Camera di Commercio di Ferrari, quindi rappresentante la ricostruzione in un'ottica di prevenzione. Allora abbiamo parlato di provocazioni o comunque di affermazioni che hanno scosso, diciamo, poi i nostri decisori, no? Abbiamo detto i tecnici o scienziati, gli esperti del terremoto, geologi, geotecnici e gli amministratori. Sindaco Toselli, lei è stato chiamato in causa per una volta. Sì, sono stato chiamato in causa, diciamo che sono stato scosso il 20 e il 29 maggio. Qui siamo in una trasmissione in cui appunto si cerca di parlare di quello che è stato, di quello che sarà, poi io tendenzialmente preferisco parlare anche di quello che sarà, perché comunque, come ricordavano anche chi mi è intervenuto in maniera precedente, bisogna anche dare comunque dei segnali di fiducia, perché questo è un territorio che può ritornare a crescere se si danno segnali di fiducia. Quindi benissimo è stato l'intervento degli istituti bancari e di chi appunto rappresenta i costruttori, che è un segnale forte che i soldi ci sono e si può cominciare a ripartire. Poi è chiaro che c'è un tema anche legato a quelli che dovranno essere gli adeguamenti sismici, perché il vero tema è sicuramente per quanto riguarda i nuovi edifici, quindi le scuole si stanno progettando antisismiche, questa struttura in cui siamo, la scuola a fianco, negli anni passati questa amministrazione ha deciso di fare una nuova scuola, chiaramente adeguandola sismicamente, sono stati fatti investimenti importanti sulle scuole, quindi in quei punti sensibili per poter migliorare delle strutture che però sono strutture di 50, 60, 70 anni fa, 80 anni fa. Qui secondo me si apre un tavolo, una programmazione che insieme alla Regione, ma neanche credo solo la Regione, ma anche in un discorso più alto, quindi a livello di governo, in cui sia i punti sensibili, ma anche quelle abitazioni che hanno 80, 90 anni, che in questo terremoto non sono state colpite, quindi sono le famose case agibili che però già oggi andiamo a vedere con alcune verifiche hanno fondazioni non a posto. Questo è un tema secondo me da aprire e bisognerà aprirlo, perché è la famosa prevenzione, certo, che si diceva prima. Certo. È chiaro. Il sindaco che Toselli è stato molto, come dicevo io in apertura di trasmissione, disponibile, anzi è stato lui stesso che ha detto il terremoto ci ha insegnato, ci deve insegnare, non può passare soltanto così con dei danni, con la ricostruzione, con un'emergenza affrontata con tanto coraggio, grazie anche alla protezione civile e a tutti quelli che sono intervenuti. Dobbiamo pensare alla prevenzione, che significa piani, programmazione a lunga scadenza, assessore. Sì, prima il professor Caputo diceva ci vuole la conoscenza prima di tutto, anche poi per ovviamente comunicare. Meglio, forse sempre meglio anche quello che facciamo. Io voglio, dico in sintesi tre cose, cioè la prima, questa è una regione che cosa ha fatto? Ha investito sempre sulla conoscenza, lo ha fatto attraverso anche il suo servizio geologico sismico, ha una cartografia credo abbastanza invidiabile, non voglio fare assolutamente prima della classe a questo punto di vista, però vedo che in altre parti del paese non esiste. È una regione che ha messo risorse anche per
intervenire e finanziare le verifiche, per esempio sugli edifici strategici a partire dalle scuole. Sì. È una regione che ha cominciato ad occuparsi del rischio sismico dal 78, ovviamente nelle norme per la tutela del suolo in particolare, le ha poi esplicitate nella legge 20 del 2000, e passo passo che veniva avanti nel paese una cultura e anche cambiava la normativa rispetto al rischio sismico. Non dimentichiamo mai appunto classificazione del 2003, norme 2005, norme tecniche di costruzione del 2008, ha migliorato l'impianto normativo sino ad arrivare a una legge regionale che è la legge 19 del 2008, che è stata costruita non solo per dire si applicano le norme nazionali, questo succedeva, è successo subito quando sono entrate in vigore, ma per dire io mi prendo cura del rischio sismico, voglio su questo creare cultura, uso la legge, fra l'altro la legge è stata costruita anche col metodo orientato a creare cultura del rischio sismico, perché va ribaltata in questa nostra, io penso, questo è il mio parere, va ribaltata anche l'idea che è diffusa nel sentimento popolare, che perché è stata raccontata nel corso dei secoli, che la pianura padana non sia a rischio sismico. Questo non è vero, e a maggior ragione anche se la regione Emilia Romagna si è dotata nel 2004 delle delibere con cui ha detto ai comuni come si fanno i piani di emergenza rispetto al rischio sismico, anche se sono state fatte esercitazioni, anche se sono stati fatti tanti momenti di sensibilizzazione, nel 2010 è stata sostenuta nella parte, una delle parti più a rischio, classificate più a rischio del territorio, che è la parte romagnola, dove è stato fatto e sostenuto anche un bellissimo credo evento realizzato dall'ordine degli ingegneri di Rimini, per esempio, dove la regione su questo ha voluto creare anche un momento didattico dedicato ovviamente ai bambini, a partire da quelli più piccoli, nonostante fosse in preparazione anche prima purtroppo dell'evento drammatico, si è presentato il primo salone sul rischio sismico a livello fieristico in Emilia Romagna, a livello nazionale. Beh, insomma, mettiamo insieme tutto, però è evidente che non basta. Allora, non basta, parentesi, stiamo investendo anche risorse, questo ovviamente non l'ho detto, ma è la parte più importante, risorse per la prevenzione, che ci siamo guardati bene inserire e orientare all'interno del cratere, perché è chiaro che non si interviene con risorse della prevenzione nel post emergenza, qui dovranno esserci le risorse dedicate al terremoto e dedicate a questo, ma stiamo investendo su questo sia in microzonazione sismica, e dal 2007 che la regione è fra le prime ad aver fatto questi studi, è appena uscita anche l'ordinanza per la microzonazione del cratere, e stiamo investendo anche dal prossimo anno, cioè da quest'anno interverremo anche con oltre che interventi di miglioramento sismico sugli edifici strategici, anche su interventi e incentivi ai privati, perché la cultura deve arrivare e deve diventare parte integrante dei comportamenti di ogni singolo cittadino. Sì, era importante di tipo finanziario, degli investimenti che vanno attivati, ci vuole una programmazione. Poi c'è un processo difficile, lento, che riguarda la comunicazione, che riguarda la comunicazione tra i vari soggetti, ed è il processo culturale, cioè per arrivare ai cittadini bisogna investire tanto in comunicazione, quindi bisogna abituarsi i soggetti istituzionali a comunicare molto fra di loro e molto prima che l'emergenza scatti. E poi ci deve essere un importante investimento nella comunicazione, perché nella filiera della prevenzione arrivi poi ai cittadini. Prima di ridare la parola all'assessore, però io, siccome sono due, un geotecnico, ingegnere geotecnico, ingegnere Zoppellaro, e una geologa Martinelli, sono professionisti, vanno sul territorio, sono molto occupati per esempio del fenomeno della liquefazione delle sabbie a San Carlo, che è stato lo stupore, la sorpresa e la sorpresa. Allora, Marilena Martinucci, ci spieghi un pochino e poi dopo facciamo all'ingegnere Pellaro la domanda: si può costruire in un'area, se si sapesse appunto che era un'area a rischio di liquefazione delle sabbie, si potrebbe costruire qui? Il problema della liquefazione sì, è un problema geotecnico legato a una specifica situazione del territorio, che è l'effetto di sito. E noi geologi in effetti non ci siamo meravigliati del terremoto, perché, come diceva il collega,
sapevamo di essere in una zona sismica, lo sapevamo da molto tempo, ufficialmente dal punto di vista normativo lo sapevamo dal 2003-2005 in Emilia Romagna, e in effetti si teneva conto anche di queste situazioni nella progettazione. Certo che a San Carlo anche noi, quando alla mattina della domenica siamo subito venuti, perché come geologi, come dicevo, non ci siamo meravigliati, ma ci siamo preoccupati quando abbiamo sentito il terremoto, perché, e ci siamo collegati fra di noi, perché alcuni dei nostri colleghi abitano, vivono e lavorano anche a Sant'Agostino, a San Carlo, a Mirabello, eccetera. E siamo venuti a vedere perché in effetti a San Carlo e a Mirabello, anche in tutta la fascia da Sant'Agostino fino a Mirabello, abbiamo visto degli effetti di sito veramente straordinari, cose che noi avevamo visto forse o letto eccetera nella letteratura in altre situazioni, ma mai nelle nostre zone. Anche se nel terremoto del 1570 però la bibliografia riporta degli eventi di questo genere, quindi vuol dire che erano già successi. Quello che mi ha meravigliato però non è stata solo la liquefazione, ma sono state anche le fratture collegate alla liquefazione, e in effetti i due fenomeni sono molto particolari e diffusi in tutta la zona fra Sant'Agostino e Mirabello. Poi non li abbiamo notati verso Vigarano e sono collegati alla presenza di questo paleoalveo del fiume Reno che ha costruito questa parte del territorio. Un paleoalveo in parte naturale ma anche in parte artificiale, quindi dovuto all'opera dell'uomo, eccetera. Quindi quello che voglio dire, il fenomeno è legato a una particolare situazione geologica del territorio, e lo possiamo poi, i punti di liquefazione del territorio sono molti, non sono solo questi, sono stati localizzati anche nella zona di Scorchitile, vero? Adesso che lo sappiamo. Anche in altre zone. E quindi sono legati alla presenza delle sabbie, sì, della presenza delle sabbie e della presenza di acqua, sì, dovute poi alla scossa che adesso ha creato. Adesso che lo sappiamo, si situazione. Può costruire su questa zona? Sentiamo il geotecnico, l'ingegnere. Buonasera intanto, volevo approfondire un attimo il discorso della liquefazione. Come è stato accennato dalla dottoressa Martinucci, la liquefazione è un fenomeno che investe le sabbie sciolte, sature. A seguito dell'evento, si parla di liquefazione ciclica, a seguito di un evento sismico, una serie di sforzi tangenziali ripetuti in un senso o nell'altro crea un aumento della pressione dell'acqua, la quale va a distruggere, diciamo, quella che è la struttura vera e propria del terreno. La pressione dell'acqua aumenta, la pressione efficace si annulla, pressione efficace annullata vuol dire stato di galleggiamento vero e proprio, per cui una fondazione che poggia su un terreno liquefatto non è in grado di, cioè è sprofonda. Se è stata costruita con criteri antisismici. Bisogna distinguere fra due effetti, cioè la liquefazione è un fenomeno molto molto particolare che riguarda un tipo di terreno che sono le sabbie sciolte sature. Per far fronte a questa bisogna intervenire in maniera puntuale, precisa, con interventi di consolidamento che possono essere di più svariata natura, consolidamento con tecniche jet grouting, consolidamento. Le tecniche ci sono. Altra cosa, diciamo, cioè bisogna molto ben distinguere quello che è un effetto che riguarda il sottosuolo, sì, da quello che è l'effetto che riguarda la struttura. Sì. La liquefazione è un fenomeno che riguarda esclusivamente il sottosuolo, per cui porta il terreno a un valore della portanza nulla, quindi sprofondamento. Quindi anche se fosse un edificio recente, perché erano recenti le villette, cioè, questo, San Carlo. Rispondo alla sua domanda dicendo questo, che è molto importante lo studio geologico, geotecnico preliminare, sì, al progetto, in modo tale da poter prevedere, per esempio noi siamo intervenuti come gruppo di lavoro sul Sant'Agostino per il cimitero, sia sul municipio di Mirabello. È stata fatta una verifica in base alla normativa sismica attuale,
attuale, prima del 2008, precedente al sisma, e praticamente i coefficienti di sicurezza si sono dimostrati estremamente bassi, addirittura inferiori all'unità, quindi questo ha comportato, diciamo, cioè il discorso che il terreno non era in grado di sopportare la cosa. Quindi a livello di prevenzione, a livello è molto importante indagare in maniera precisa il sottosuolo. Cominceremo proprio da questa osservazione, l'ultima parte della nostra trasmissione, restate con noi. È stato fra i comuni dell'Alto Ferrarese uno dei più provati dalle scosse sismiche del 20 e del 29 maggio. Sant'Agostino continua a piangere le vittime del terremoto, dice il sindaco di Sant'Agostino Fabrizio Toselli, ma ha capito immediatamente che finita la fase dell'emergenza occorreva pensare alla ricostruzione. Così, accanto alle immagini dei crolli e delle demolizioni, oggi sono le immagini della ricostruzione a dare il segno dell'impegno di istituzioni, categorie economiche e cittadini. Dopo il terremoto la mentalità è cambiata, ognuno di noi si va nella direzione, ed è giusto andare nella direzione della prevenzione, quindi nuove strutture antisismiche, noi abbiamo voluto strutture a piano terra, quindi non con primi piani o secondi piani, ma esclusivamente proprio per i nostri ragazzi e i nostri bambini, strutture a piano terra con abbattimenti appunto di tutte quelle che sono le barriere architettoniche. Però soprattutto con un discorso di prevenzione forte, sia da un punto di vista sismico, ma anche innovativo. Il terremoto insegna, continua Fabrizio Toselli, non possiamo limitarci alla conta dei danni e ai rimedi provvisori. Così il comune di Sant'Agostino, a partire dalle nuove scuole, ha preso con determinazione la strada della ricostruzione in chiave antisismica. Partire dalle scuole è un obiettivo educativo. I più giovani devono crescere sapendo che viviamo in un paese esposto a rischio sismico e a rischio idrogeologico, dice il sindaco, e che solo la prevenzione può garantirci la sicurezza e la coscienza di vivere in un ambiente che va rispettato e tutelato. Sarà dunque proprio da Sant'Agostino che Telestense partirà per visitare i comuni dell'Alto Ferrarese del cratere sismico per mettere sotto i riflettori le azioni intraprese dalle popolazioni colpite dal terremoto nell'ottica non solo della sicurezza ma di una vera prevenzione antisismica. Il 20 maggio, commenta il sindaco Fabrizio Toselli, senza il Palareno, una grande struttura antisismica costruita come centro sportivo, non avremmo saputo dove ospitare i nostri concittadini rimasti senza casa o semplicemente spaventati e incapaci di rientrare nelle loro abitazioni. Ecco, il tema è dunque la prevenzione, quest'ultima parte di trasmissione, su questo che vogliamo restare, sentendo naturalmente opinioni varie, perché tanti sono i nostri attori, e allora direi subito ai nostri geologi che cosa è assolutamente necessario fare perché un piano di prevenzione possa partire. Professor Caputo. La prevenzione abbiamo visto che è sfaccettata, nel senso che ci sono diversi attori, dagli scienziati agli amministratori, ai tecnici, ai fruitori finali che diciamo, appunto fruiscono della prevenzione. Come è stato detto prima dal collega, il sistema, la filiera ha sicuramente un po' di sabbia negli ingranaggi, non è soltanto quella che è uscita dalle fessure durante il terremoto, ma sicuramente è un sistema, era stato accennato anche prima, la burocrazia sicuramente crea problemi da questo punto di vista. A questo va aggiunto un aspetto, una congiuntura economica che non è certamente favorevole. La filiera c'è, la procedura dalla prima all'ultima fase è già direi abbastanza chiara, si potrebbe partire, l'ideale sarebbe partire tutto insieme in parallelo con tutte le varie fasi. Il punto è che questo non si può fare proprio per la mancanza di fondi da un certo punto di vista, e a questo punto gli attori della filiera devono assolutamente ritornare a collaborare, cioè a sedersi intorno a un tavolo per decidere delle priorità. Soprattutto in questo contesto, nonostante i vari passaggi della filiera siano chiari, gli attori devono operare, collaborare per stabilire le priorità, ovviamente priorità in termini di strutture, infrastrutture e quant'altro, ma partendo di nuovo dagli scienziati che devono stabilire ad esempio quali sono le zone più pericolose. Parlavo prima di grado di pericolosità, non soltanto sapere che la zona è pericolosa,
pericoloso dal punto di vista sismico, ma anche il grado di pericolosità, e sappiamo che il grado di pericolosità, l'abbiamo visto prima dal punto di vista geotecnico, è variabile, ma variabile non da comune a comune, variabile addirittura a 50 metri di distanza può essere variabile. Perfetto. Quindi il grado di variabilità è importante, dopodiché ovviamente bisogna agire in termini di quali sono le strutture che necessitano di un grado di prevenzione maggiore e quindi di un adeguamento prima di un altro in mancanza di fondi. È una cosa complessa, ma io vorrei chiedere a Michele Fabbri che cosa è necessario perché parta un piano di prevenzione, perché è a questo che già sta pensando nella fase della ricostruzione, che abbiamo sentito che è tanto complessa, che è in fase di avvio, sta già pensando il sindaco Toselli a lanciare invece un piano di prevenzione. Comunque la ricostruzione va fatta in quell'ottica. Cosa è necessario, Michele Fabbri? Dal punto di vista della comunicazione rispondo io, certo. Ovviamente. Intanto dobbiamo pensare questo, che in termini di comunicazione tutte le formule rassicuratorie ex post non funzionano. Questo, come dire, lo dice la scienza in questo caso, cioè le ricerche fatte sulla comunicazione del rischio garantiscono questo. Gli scienziati in piazza dopo l'evento drammatico non funzionano, non rassicurano. Gli scienziati lavorano prima e le loro conoscenze devono appunto trasferirsi in questa filiera. Non funzionano nemmeno, come dire, le rassicurazioni date a livello generale, in Italia in particolare. Il caso dell'Aquila, ricordiamoci, sarà la pietra miliare di questo. Ha segnato la frattura nella conoscenza di tutti del rapporto fra scienziati, protezione civile e cittadini. Lì c'è qualche cosa che è un po', non da noi, ma in quel caso molto di più della sabbia dell'ingranaggio, c'è qualcosa che non funziona e l'anello debole è quello sicuramente dei livelli alti della protezione civile. Quindi i cittadini sanno ora che in caso di un nuovo evento sismico la macchina non è stata, neanche quella della comunicazione, ristrutturata in maniera efficace. In particolare quelli di Sant'Agostino che vedono questa trasmissione e si sentono dire abbiamo la migliore cartografia e abbiamo la migliore relativamente a quella dell'Aquila. Perché? Allora, se io fossi un cittadino di Ferrara e vorrei sapere anche io come sono messo con precisione, la nostra università 11 mesi prima del terremoto, alla fine di una lunga serie di richieste, dice la rappresentazione cartografica dei comuni associati, i nostri di cui stiamo parlando, in Alto Ferrarese, è inadeguata. I dati non sono interconnessi tra di loro. L'interpretazione dei dati così presentati potrebbe determinare una cartografia del rischio potenzialmente inadeguata. Così come è stato fatto per altri aspetti idraulici, bisogna continuare gli studi. Nel dettaglio occorrerebbe integrare con i coefficienti di amplificazione sismica rilevata, cioè quello che dicevamo, i fenomeni di liquefazione, eccetera, i dati raccolti. In conclusione, le analisi di secondo livello mancano e quelle di terzo livello mancano. Sono proprio quelle di secondo e terzo livello che consentono, dicono i tecnici, di fare queste operazioni, che dicono i geologi. Cioè, io che risiedo a Sant'Agostino, a questo punto so se, avendo fatto una microzonazione efficace, la mia casa, che in questo momento non ha subito, fino in questo evento, non ha subito il danno che hanno subito le altre, è potenzialmente esposta a un danno di questo tipo? Perché credo che l'ingegnere mi possa dire che si può anche costruire in quel caso lì, ma mica tutti gli abitanti di un comune devono costruire come se avessero sotto di loro, ecco. I cittadini di Sant'Agostino lo sanno questo. Questo è quello che io intendo il livello 1 della comunicazione ai cittadini. Altrimenti i cittadini dopo non sanno più a quali voci dare ascolto. Perfetto. Ma questo tocca al sindaco. Io credo che ci sia un livello superiore. Partirei perlomeno dalla regione. Cioè, questa promozione di conoscenza, di comunicazione, da dove deve partire? Oltre, probabilmente lei mi dirà, ci vuole un piano nazionale. No, ma a parte che ci vogliono politiche nazionali, perché altrimenti non bastano quelle, certo, locali e regionali, questo è evidente, insomma. E per non perdere la memoria, perché è vero che questo è un paese che tende a dimenticare ciò che accade, a rimuoverlo, e alla fine non costruisce realmente su questo cultura. E la cultura del rischio sismico è fondamentale. Ma a parte questo, io prima citavo cosa fa un decisore, è evidente, no? Che ci sono responsabilità diverse. È importante, lo diceva molto bene prima, lo dicevano i geologi, il professor Caputo, è importante la conoscenza,
E poi è importante distinguere le responsabilità di chi, quelle che appartengono al mondo, alla comunità scientifica, quelle che appartengono ai decisori. I decisori in Emilia-Romagna hanno detto dal 2007 hanno avviato la microzonazione sismica e siamo arrivati a una percentuale di quasi il 60% del territorio regionale che è stato mappato sicuramente tutto al primo livello. Primo livello vuol dire che viene fatto con una serie di conoscenze che sono in possesso degli studi. Io, scusi, e delle io non entrerei nel dettaglio tecnico. No, ma lo dico perché chiede poco... giustamente la comunicazione chiede delle cose chiare, cioè i decisori devono sapere su come utilizzare le conoscenze che vengono messe a disposizione. E quindi che cosa dovreste fare? E non a caso in Emilia Romagna, per esempio, la legge prevede, siamo l'unica regione che ha un comitato tecnico scientifico per la riduzione del rischio sismico, fra l'altro composto da tutte le università del territorio, quindi questo è un dato importante. Gli strumenti però ci sono per potenziare. Lo dicevo prima, abbiamo appena il 13 di novembre è stata emanata l'ordinanza numero 70, invece che per la zona del cratere in particolare, poi questo accade anche con fondi invece nazionali e regionali per quello che riguarda il resto del territorio della regione, ha emanato un'ordinanza proprio per la microzonazione sismica di secondo livello, perché è fondamentale in questo momento approfondire questi studi, fare anche delle rilevazioni fisiche sul terreno per dare le conferme che prima venivano chieste. Io vorrei fare due domande veloci, poi passo la parola a Stefano Ravaioli alla banca, quindi c'è il direttore di Banca Centro Emilia e Sergio Lenzi di Carife. Ecco, un piano di prevenzione adesso, in questo momento, cioè che parte, che programmi, troverebbe delle enormi difficoltà nel credito oppure si potrebbe pensare che invece un piano di questo tipo potrebbe rimettere in moto, pur con le dovute cautele nei confronti delle infiltrazioni, pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata, potrebbe rimettere in moto l'economia dal punto di vista di un grande piano di ristrutturazione e di messa in sicurezza del territorio? Ma io ho un ruolo tipicamente tecnico, quindi lei mi sta facendo una domanda che dovrebbe essere fatta certamente a qualcun altro. Basta leggere i giornali di questi giorni per quello che è successo in altri territori, vede in Toscana o nel Lazio. Qui stiamo parlando di rischio terremoto, se vogliamo parlare di rischio idrogeologico in Italia ci sarebbe molto da dire. Che questo paese abbia bisogno da questo punto di vista di prospettive, il sindaco Toselli, che certamente è avvantaggiato anche da un aspetto diciamo generazionale anagrafico, vede lontano. Io condivido questo, però ci vogliono i soldi. Ci vogliono i soldi perché qui ci vorrebbe capacità anche nella parte politica. Io, se posso, faccio un complimento alla regione e al governatore Vasco Errani, che è sicuramente una persona che ha dato valore aggiunto in questa situazione. L'incapacità di progettare è uno dei mali atavici dell'Italia. Quanto spendiamo nell'emergenza e quanto costerebbe meno progettare prima in una certa maniera? 3 miliardi e mezzo all'anno, c'è un calcolo del CINEAS, che è un consorzio interuniversitario, che dice che per emergenza perlomeno l'Italia, il nostro paese, in questi ultimi anni spende 3 miliardi e mezzo all'anno. Ecco, allora la risposta se l'è già data. Se i costi, guardo quello che era il rischio idrogeologico, mettiamoci anche quello sismico, credo che con strumenti opportuni, come potrebbe essere il veicolo della Cassa Depositi e Prestiti di cui si parla, che comunque sono fondi alla fine di derivazione pubblica, un piano ventennale permetterebbe di ammortare tranquillamente quella somma, lei la moltiplichi 3 miliardi e mezzo per 20 anni e ce la faremo sicuramente, insomma. Molto. Sergio Lenzi, allora, le banche potrebbero vedere di buon occhio interventi di questo genere? Credo che, come si è avuta capacità progettuale per strumenti finanziari che soccorrano l'emergenza, ci possa essere altrettanta, direi, e attenta progettualità nella fase del finanziamento della prevenzione. Non vedo diversità. Magari da cittadino dico sarebbe forse meglio andare in questa seconda direzione, no? E siccome si è parlato di rischio idrogeologico, qui probabilmente debordo dalla domanda, credo che uno dei temi da non sottovalutare nel prossimo futuro, atteso che c'è appena stato il terremoto, sia quello del rischio idrogeologico di questa parte. Perché quando qualche amico, sapendo che ero di Sant'Agostino, mi diceva: ma come mai siete andati a costruire nelle zone alte, nei paleoalvei dei vecchi fiumi? Dico semplicemente perché noi eravamo abituati
alla storicità e alla ricorrenza delle alluvioni, e i nostri vecchi ci insegnavano che si cercava di costruirla laddove i terreni erano più alti per evitare che arrivasse l'acqua in casa. Non so se ho detto una corbelleria, ma questo mi raccontava mio nonno. È il male minore, però prima di andare avanti vorrei sentire il presidente di ANCE, quindi rappresenti i costruttori. Questo è un piano, lanciare un piano di sicurezza potrebbe rimettere in moto l'economia, che come lo vede lei? Guardi, potremmo associarla ad ANCE, perché adesso non voglio spendere parole di elogio per l'associazione mia, ma sono già 3 anni che periodicamente si batte su questo tasto, perché oltre ad essere utile alla collettività sarebbe anche uno strumento per muovere l'economia, perché sappiamo bene, o meglio tutti dicono di saperlo ma nessuno poi lo fa, che l'edilizia è un settore trainante che ha molte indotto e che quindi sarebbe di utilità per l'economia complessiva. Volevo solamente fare una piccola distinzione, visto che parliamo di prevenzione, tra il nuovo o le ristrutturazioni e invece l'esistente, perché per puntualizzare, chiunque, per rispondere anche al giornalista che prima ha sollevato il tema, chi costruisce il nuovo o chi ristruttura un edificio esistente è obbligato a fare le prove geologiche, le relazioni geotecniche, quindi prove a 30 metri che vanno a verificare la liquefazione, altri rischi che possono esserci nel terreno. Quindi su quello che si costruisce di nuovo, che si ristruttura, tutto ok, le norme ci sono già, anche il sisma che purtroppo è arrivato è esattamente all'interno di quella che era la zonizzazione come livello di intensità che c'era. Altro tema, ed è quello enorme che è stato sollevato, è quello invece dell'adeguamento dell'esistente, questo sì, che è un tema complesso perché i fondi sono numericamente enormi. Prima di passare alla scuola, potreste fare concretamente per favorire la partenza di un piano per la messa in sicurezza e la prevenzione? Scuola, perché parlando di cultura, la scuola, voglio dire, è fondamentale, non solo l'università, si comincia da piccoli, sindaco e regione, che cosa... Sì, io volevo semplicemente tornare un attimo a un aspetto che è stato inserito nelle ordinanze leggere, poi dopo sarà nelle pesanti e un po' in tutte le abitazioni, che secondo me è anche innovativo. In tutti questi mesi, appunto, lavorando con il gruppo scientifico, l'Università di Ferrara, sullo studio proprio geologico, geotecnico, era emerso chiaramente che questo terremoto aveva creato un doppio problema, un problema strutturale sopra, ma ovviamente ce n'era un altro nascosto che nessuno vedeva, che era sotto. La normativa oggi, anche le famose schede AEDES di valutazione, tengono in considerazione esclusivamente la parte sopra, quindi la parte strutturale, quindi un'abitazione reagibile o non agibile a seconda se strutturalmente reagibile o no. Nelle ordinanze c'è una voce che parla di una maggiorazione del 15% per andare a fare interventi di consolidamento. Questo è un tema innovativo che va, secondo me, nella direzione di prevenire, di prevenzione. Questo è un tema che insieme alla Regione, insieme al commissario Errani, che sta lavorando molto bene, abbiamo colto insieme, e in effetti nelle ordinanze sono state inserite non solo a San Carlo, Mirabello, ma in tutti i comuni del cratere. Ci sarà la possibilità per quelle abitazioni che dimostreranno comunque di avere un problema di tipo geologico di avere questo, e credo che volevo sottolinearlo proprio perché comunque può essere un primo passo nella direzione, appunto, di prevenire. Insomma, noi ci siamo detti per il sindaco nei nostri colloqui che ci sono anche delle agevolazioni che potrebbero essere messe in campo per favorire la partenza di un piano di prevenzione. Sicuramente un piano di prevenzione, ogni attore deve mettere una sua quota, diciamo. Il comune, anche come Sant'Agostino, sicuramente un'idea era quella di ragionare anche su degli sgravi fiscali, quindi un discorso di oneri di urbanizzazioni, quindi di costi anche, appunto, per chi vuole ristrutturare. Premiare chi vuole ristrutturare. È chiaro che in questo campo ragioneremo anche con la Regione, sarà sul tavolo anche prossimamente, perché queste norme di esenzione di oneri di urbanizzazione quindi vanno, diciamo, inserite in quella che è la normativa regionale, quindi chiaramente sono tanti attori che dovranno comunque dialogare insieme
per vedere insomma di arrivare a un risultato. Sentiamo la regione in questo dialogo. Guardi, oggi intanto bisogna dire che c'è già la detrazione che è passata e risalita dalla 36 per le ristrutturazioni, scusate, che è salita fino al giugno del 2013 dal 36 al 50%, e anche questo deve essere uno strumento da combinare con gli strumenti della ricostruzione. Io dico quello che stavo facendo prima della scossa del 20 di maggio, perché poi la prima scossa e le successive chiaramente hanno cambiato l'agenda anche degli impegni per far fronte al grave dramma e alla ricostruzione e a tutte le domande a cui bisogna dare puntualmente risposta, perché sono fondamentali. Dobbiamo ricostruire in sicurezza, sicurezza vuol dire salvaguardare le vite umane e vuol dire anche competitività di un territorio. Questo lo dicevamo prima e va riaffermato anche dopo. Io penso che prima noi cosa stavamo facendo? Avevamo calendarizzato per il 30 di giugno la revisione della legge 19, da una parte per renderla meno burocratica, perché abbiamo iniziato il mandato dicendo proviamo, no, a ragionare su tutto. La legge 19 che dice? Del 2008, si chiama legge per la riduzione del rischio sismico, esattamente la legge di cui si è dotata l'Emilia Romagna, proprio per dire io mi voglio prendere cura del rischio sismico. E stavamo revisionandola proprio introducendo un piano regionale e pluriennale, appunto, orientato a questo obiettivo. Il piano però deve dire più cose, perché è fondamentale che si renda ulteriormente cogente l'impegno riduzione del rischio sismico con tutta la pianificazione urbanistica e territoriale, perché questo diventa l'elemento che già c'è in Emilia Romagna, ma deve diventare ancora da questo punto di vista più prescrittivo. È un piano che deve poi adottare una serie di azioni e favorire azioni che possano realmente andare nella direzione di creare cultura del rischio sismico, perché non basta evidentemente quello che si è fatto sin qua. Io penso che il terremoto abbia per esempio fatto un'azione che non viene mai sottolineata, ma che sta nella responsabilità anche di tutto il nostro tessuto produttivo, per esempio, che è eccezionale e straordinaria in questo paese. In Emilia Romagna questo terremoto, dove si è dimostrato che il problema di vulnerabilità più forte stava nei suoi capannoni, perché il resto, se guardiamo ad eccezione dei centri storici e del mondo agricolo, ma della parte rurale che ovviamente era più fragile, no? Dei fienili eccetera, non ha dimostrato grandi collassi. Quindi bisogna avere soprattutto attenzione, lei dice, ai capannoni. No, ma il tessuto produttivo cosa ha fatto? Ha accettato, ragionando, no? Ma ha accettato l'ordinanza del 2 giugno in cui si chiedeva a tutte le imprese, anche quelle che non erano state danneggiate, di intervenire con gli interventi salvavita, cioè di intervenire con gli interventi sui collegamenti nelle parti del capannone che non erano collegate, che quindi non erano predisposte da questo punto di vista alle oscillazioni. Siamo già sulla buona strada. E quindi io penso che questo sia un grandissimo esempio di prevenzione che per esempio deve diventare norma anche nazionale. Bene. Poi io penso l'ultima cosa e poi basta. Assessore, dobbiamo dare la parola a Stefano, che prima di concludere ci dirà farà intervenire il preside. Sì, una parola volevamo chiedere appunto in conclusione al preside Borsari, proprio riguardo al ritorno alla normalità nelle scuole. Insomma, abbiamo detto quanto la scuola sia importante per la comunità, tutta l'estate in fondo è stata caratterizzata da questa corsa a far ripartire la situazione scolastica, perché in fin dei conti quando i bambini sono a posto siamo a posto tutti, no? In un certo senso. Come stanno riprendendo le cose? Ma dunque eravamo rimasti, no, alla scuola che chiudeva poche ore dopo alla scossa del 20 maggio. No, noi abbiamo lavorato molto durante l'estate, anzi 4 giorni dopo la scossa eravamo già pronti nell'unico plesso ancora agibile, oltre a questo del comune di Sant'Agostino, il plesso primario, che essendo un plesso di nuova costruzione non ha avuto una lesione, il plesso di dosso era ancora agibile, eravamo pronti per partire
e con dei anche organizzazione di autobus e trasporti per portare i ragazzi in quel plesso. Poi è arrivata la scossa del 29 maggio e quella proprio è stato il colpo di grazia e siamo rimasti fermi. Però abbiamo lavorato tutta l'estate per far che cosa? Per riuscire a garantire l'inizio delle lezioni il giorno 17 settembre, che era il giorno in cui la Regione Emilia Romagna aveva identificato come inizio dell'anno scolastico. È stata una lotta dura durante l'estate con gli amministratori locali, col comune, con la regione, con l'ufficio scolastico regionale, ma siamo riusciti a partire con le lezioni il primo giorno di scuola tutti quanti in questa struttura in cui siamo qui ora, qui vicino alla scuola elementare, con i doppi turni, il plesso di San Carlo gravemente danneggiato e poi in seguito anche demolito è stato trasferito qui al plesso primario di Sant'Agostino, alla mattina alle scuole elementari, al pomeriggio alle scuole medie, e stiamo andando avanti in questo modo con questi doppi turni, una riduzione degli orari, una ridefinizione del piano dei trasporti. Adesso abbiamo una fase intermedia in cui alcuni bimbi sono già nei moduli provvisori scolastici, altri da lunedì andranno, quelli della scuola media, in altri moduli provvisori, e la prospettiva, e qui va detto ad onore del vero, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale e della regione, la prospettiva è molto positiva, perché dopo questo periodo di transizione che ci ha costato molto sforzo, apro solo una parentesi, la cosa più bella è stato il primo giorno di scuola, i sorrisi sul volto dei bambini. Credo che questa è la più grande risposta allo sforzo che abbiamo fatto. La prospettiva è molto positiva perché sono in costruzione, in via di conclusione, due strutture scolastiche non temporanee, se va di bene, definitive. A San Carlo è in costruzione una nuova scuola elementare, che è una importantissima donazione della Fondazione Lo Specchio dei Tempi, che è la fondazione del giornale La Stampa di Torino. E qui a Sant'Agostino la nuova scuola media con annesse gli uffici di segreteria, importantissima donazione di partenariato di Media Friend, Resto del Carlino e Canale 5. Due scuole definitive, definitive. È totalmente antisismico. C'è una, volevo chiedere una battuta perché l'abbiamo un po' trascurato questo oratorio Ghisiglieri, che anche questo fa parte di del ritorno alla normalità di una comunità. Lì c'è un gruppo di persone che si sono mobilitate e ci dice qualche parola su qual è la situazione attuale e sull'importanza soprattutto, insomma, che ha questo edificio storico. Come diceva giustamente l'assessore Gazzolo, il nostro compito anche come comunità è quello di cercare di ripristinare e ricostruire il territorio e la sua identità. Ci sono tantissime priorità sul territorio, assolutamente, però non dobbiamo scordare la nostra tradizione, la nostra identità e quindi anche il nostro patrimonio culturale. Quindi, ad esempio, l'Oratorio Ghisiglieri, che è una delle tre eccellenze del Comune di Sant'Agostino, insieme al Bosco della Panfilia e al Museo Lamborghini, è crollato ed è stato una delle tre chiese più colpite. Dobbiamo dire che è stato un duro colpo, però la responsabilità e l'impegno civico è sia nei momenti buoni che nei momenti meno buoni. Quindi ci siamo armati di santa pazienza, abbiamo creato una piccola unità di crisi, ci siamo messi d'accordo con la sovrintendenza, abbiamo lavorato molto anche grazie all'aiuto di privati, che sono stati loro che ci hanno segnalato che bisognava transennare perché c'erano anche dei problemi di sciacallaggio, cioè è stata veramente un'azione molto, molto sinergica, corale. E questo ha portato adesso a un primo passo molto importante di messa in sicurezza di ciò che è rimasto e di messa in sicurezza anche del patrimonio artistico, quindi dei quadri e così, e ovviamente noi lavoriamo per l'obiettivo di farli tornare sul territorio. Questo significa tutta una serie di passi, che vuol dire sinergizzarsi con la proprietà, la diocesi e anche la sovrintendenza per vedere quello che sarà possibile fare per ripristinare anche questo importante territorio. Ma noi vi seguiremo, noi siamo solo a questa prima puntata, a questa prima tappa del tour, ci sono molte cose certamente che vanno ancora dette, ma continuate a seguirci perché noi continueremo su questo discorso della messa in sicurezza, della ricostruzione, della prevenzione. Ringraziamo voi dell'attenzione, ringraziamo tutti i presenti, anche della presenza che hanno avuto in questo lungo, diciamo, percorso con noi, ringraziamo i nostri tecnici, ringraziamo il Comune di Sant'Agostino che ci ha messo a disposizione questa bellissima struttura e vi diamo appuntamento nella prossima puntata di Obiettivo Prevenzione Speciale Comune alla Ribalta. Arrivederci.